Esperimento di fare dei San Paolesi. Un filo rettilineo di cui si vede appena spuntare la punta qua, si trova tra due bobine ed è appoggiato su un supporto che a sua volta poggia sul piatto di una bilancia elettronica. Il filo sarà alimentato qui a destra e anche le due bobine verranno alimentate da quest'altro alimentatore. Questo alimentatore dispone di un display dove si vede il voltaggio e l'amperaggio. Il voltaggio all'uscita dei morsetti e l'amperaggio che passa nel circuito, quindi nelle due bobine. Le due bobine sono accostate come a formare un unico solenoide e il filo passa in mezzo al campo B. Il filo, abbiamo detto, è alimentato qui a destra, qua i fili ancora non sono collegati, e l'amperometro qua dietro mostra la corrente che passa nel filo. La bilancia all'inizio è tarata a zero quando la corrente non passa né nelle bobine né nel filo. Questa è l'alimentazione del filo che si trova qua dentro. La corrente esce dal polo positivo, va nell'amperometro, esce dall'amperometro, va qua, attraverso queste guide percorre il filo dall'alto verso il basso nella figura, quindi a uscire in questo modo, poi ritorna qua nel filo giallo e ritorna all'alimentatore. Invece l'alimentazione delle bobine avviene così, esce la corrente da questo polo rosso, polo positivo, va qua, gira come indicato da questo disegno qui, quindi gira in questo senso. Percorre tutta la prima bobina, esce da qui, entra nella seconda bobina sempre nello stesso verso della prima, esce dal filo verde e attraverso il filo verde ritorna all'alimentatore polo negativo. Anche qui si vede l'ingresso della corrente che gira in questo modo, 300 spire a bobina, esce da qui, entra nell'altra bobina, stesso verso, esce dal filo verde. Si vede anche il filo che passa in mezzo. Qui si vede ancora meglio il filo che passa in mezzo su questo supporto di plastica. Questo è il supporto di plastica con il filo sopra, ma si può anche utilizzare questo supporto realizzato da Giovanni Savi, dove si vede il filo sopra un cartoncino che è appoggiato su questa specie di trespolo, di supporto. Vediamo adesso quanto è lungo questo filo immerso nel campo B delle bobine. Questa è la misura della lunghezza del filo, questi sono valori espressi in millimetri, quindi 100 mm e circa 180, forse 183 millimetri. Questi sono l'inizio e la fine del filo. Questa invece è la bobina dove praticamente sto cercando di misurare il raggio interno delle spire, anche se le spire non si vedono perché sono qua dentro la plastica. Anche questi sono millimetri naturalmente. Infine i valori sperimentali scritti molto male, due bobine affiancate da 300 spire l'una. Alimentate da 8,7 volte ci passano 5,2 A. Questi sono i valori indicati da questo alimentatore, 8,7 volte 5,2 A. Nel filo invece passano 9 A, misurati da questo amperometro. E infine la bilancia che segnava 0, quando invece passano queste due correnti, 5,2 A, 9 A, segna circa 0,74 o anche 0,75 grammi peso. Questo vuol dire che il filo è spinto in basso dal campo magnetico generato dalla coppia di bobine. Ora c'è da vedere se effettivamente con i dati sperimentali misurati l'esperimento torna oppure no. In questo consiste l'esercizio per casa.